Stiamo per chiudere il 2018, un anno che ha coinciso con il nostro 70esimo, 70 anni della nostra esistenza e del lavoro che noi abbiamo fatto in tutti questi anni nel paese, andando a braccetto con la Costituzione italiana e promuovendo i valori che la stessa Costituzione ha inciso nel proprio articolato. 70 anni che hanno visto una WISP mobilitarsi per tutto il territorio nazionale, con iniziative anche che hanno celebrato in particolare la nostra data di nascita e che ha visto un incontro, un confronto con le istituzioni, con le reti sociali, con le nostre basi associative. Abbiamo incontrato le rappresentanze di tutti i nostri soci. 1.300.172 tesserati in chiusura al 31 agosto del 2018, appunto di quest'anno, un'associazione dal punto di vista economico-finanziario assolutamente in salute e un'associazione molto attenta a capire che cosa accade rispetto al fronte di cui si parla, della riforma. Diciamo di quella una parte, la riforma del sistema sportivo italiano, della riforma del terzo settore che ci riguarda più da vicino. Proprio per questo, dal 1º di gennaio noi incontreremo i nostri consigli regionali in un percorso partecipato per capire che tipo di statuto ci vogliamo dare per ottenere il riconoscimento di associazione di promozione sociale ed essere ancora una volta protagonisti, non soltanto come quel grande ente di promozione sportiva che siamo, ma anche di una grande organizzazione della società civile che vuole essere protagonista sul fronte della coesione sociale, dell'integrazione e dell'inclusione con i nostri valori di mutualismo e di solidarietà verso il paese, per avere un'idea di progresso e un'idea di inclusione di fronte al futuro. Ne approfitto per questo per fare gli auguri di un anno del 2019 che sia il più sereno innanzitutto possibile, ma il più anche soddisfacente non soltanto per tutto il nostro movimento sportivo, ma anche per i nostri volontari, per i nostri istruttori, dirigenti, collaboratori, dipendenti, per tutto il nostro tessuto associativo e per le loro famiglie.